Non tradisce mai il suo stile fatto di sinteticità e chiarezza il procuratore Giuseppe Nicolosi, che parlando dell'ultimo indagato eccellente finito sul registro delle notizie di reato con le accuse di sfruttamento della manodopera in stato di bisogno e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sottolinea un timore. Rappresentanza esponenziale della comunità cinese che questa persona ci risulta avere avuto, questo ci preoccupa particolarmente, perché se queste persone sono destinate così a interloquire con gli ambienti istituzionali, economico, sociali della città, dall'altra parte sono le stesse persone che poi praticano in maniera occulta questa modalità criminale di fare impresa. Schiva ogni ulteriore commento il procuratore, che a proposito di timori ne sottolinea un altro che è anche più grosso: il progetto Lavoro Sicuro, introdotto dalla Regione Toscana all'indomani della tragedia della confezione Teresa Moda, per istituire controlli a tappeto nelle aziende cinesi. È prossimo alla scadenza e di rinnovo al momento non se ne parla ancora, se non in via ufficiosa. Per noi è stato fondamentale, queste indagini non sarebbero mai nate senza questo, quello che apporta il protocollo Lavoro Sicuro, che è stato fatto, voluto anni fa dalla Regione Toscana. Ci auguriamo che prosegua naturalmente.